Cercheremo di capire come. Eh sì, cerchiamo di farlo subito con Massimiliano Vavassori, che è direttore del Centro Studi del Touring Club Italia, un'istituzione del settore nel nostro paese, se pensiamo che risale l'istituzione a fine 800. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Stiamo parlando di turismo questa mattina con insomma una, diciamo, sullo scenario molto chiaro che l'attesa e il ritorno alla normalità sarà molto lunga, questa attesa, e altrettanto lentamente ovviamente la macchina del turismo si deve rimettere in moto, ma in che direzione? Come cambierà lo scenario a causa della pandemia da coronavirus? Lo scenario è sicuramente mondiale, è globale, è l'industria turistica e quindi sono questioni che dovranno essere affrontate non soltanto nel nostro paese ma direi ovunque nel mondo, anche se alcune aree ovviamente sono state più colpite di altre. Certamente credo che uno degli aspetti che dovremo interiorizzare un po' è che si tratterà più che di ripartire con la normalità, di trovare dei modelli nuovi di convivenza con questa situazione, perché sarà ben difficile pensare che ci sarà un punto in cui tutto tornerà come prima. Ci sarà un periodo più o meno lungo, questo nessuno lo può sapere, con il quale tutti noi e anche nel turismo ovviamente dovremo mettere in campo anche degli sforzi creativi e degli investimenti per poter trovare una sostenibilità anche economica di tutto il sistema. Ecco, direttore Vavassori, abbiamo sentito da più parti del settore, dai balneari a Federalberghi, insomma tanti anche tour operator eccetera, chiedono delle misure chiare dal governo, perché dicono finché non abbiamo indicazioni chiare noi non possiamo attrezzarci per affrontare questa prossima ormai stagione estiva. Queste indicazioni chiare, appunto, il governo che è in ritardo nel fornirle, è impossibile fornirle in questo momento? Lei cosa chiede se fatto? Ma guardi, sicuramente in questo momento è molto facile anche cambiare idea, no? Vediamo tutti i giorni i protagonisti della vicenda politica e sociale che in buona fede, anche in molte delle circostanze, cercano un po' di affrontare in modo quasi quotidiano delle reazioni che sono dentro di noi, quelle da un lato di paura ma dall'altro della voglia di recuperare una normalità in termini relazionali, affettivi eccetera, quindi è difficile dare dei giudizi. Certamente qualche risposta occorre dare e soprattutto occorre pianificare un'uscita, questo sì, poi quando sarà questa uscita, come dicevo prima, è difficile immaginarlo, potrebbero essere settimane, mesi o anni, questo è un tema nuovo per tutti e quindi dare subito dei giudizi mi sembra anche piuttosto difficile, si rischia di fare anche delle brutte figure. Certamente quello che è importante, credo io personalmente, è avere chiaro lo scenario specifico del turismo, che sostanzialmente prevede tre temi di presidio per poter in qualche modo poi mettere in campo delle politiche, delle proposte che poi possono essere di tipo fiscale, sociale, organizzativo, promozionale. Uno è il fatto che per fare turismo occorre il denaro. Il secondo tema è quello del tempo, quindi dovrà avere del tempo a disposizione, e il terzo che si sta affermando è quello della percezione della sicurezza. Quindi io direi che alla luce del fatto che sono queste le tre variabili sulle quali occorre in qualche modo essere sensibili e intervenire sia a livello governativo che a livello di regioni, poi perché ricordiamo che la competenza turistica è costituzionalmente nelle mani delle regioni, ecco, forse concentrarci perlomeno sullo scenario potrebbe essere utile per arrivare a delle soluzioni concrete nel breve periodo. Certo, lei ha citato tre pilastri che insomma sono immensi: denaro, tempo e percezione di sicurezza, quindi insomma un lavoro davvero arduo in questo momento in cui tutto sembra è fermo, diciamo. Senta, un'ultima domanda, ci eravamo lasciati l'anno scorso con delle valutazioni molto ottimistiche sul turismo in Italia, e si era detto bisogna, oltre a consolidare il turismo tradizionale, bisogna anche, la parola d'ordine è diversificare, quindi non solo grandi città e spiagge ma anche gli altri turismi, centri medio-piccoli, quindi siti UNESCO italiani in comuni anche piccoli, lo sappiamo, il turismo di montagna, il cicloturismo, il turismo slow, insomma si era parlato di tanti tipi di turismo. Può essere l'occasione giusta questa? Allora, evidentemente questa deve essere un'occasione giusta per rimettere mano un po' al sistema complessivo di offerte. È comprensibile
dire torniamo a fare quello che facevamo prima, ma deve essere anche, almeno per un'associazione come la nostra, Tour Club Italiano, promuove un certo tipo di turismo, un certo tipo di viaggio, e facciamo di tutto per, diciamo così, essere dei riferimenti per quelli che hanno in mente un modo di convivere anche con le comunità locali interessate dal fenomeno turistico di un certo tipo, quindi di relazione, di apprendimento, di svago, ma anche di turismo intelligente. E questa effettivamente è un'occasione per cominciare a ragionare sul fatto che l'Italia è fatta da mille territori e non solo dalle grandi città d'arte, ovviamente, questo vale sia per il mercato italiano che per quello straniero, e cominciare, ecco, forse proprio qui a raccontare un'Italia anche diversa, interessante, appetibile, e che in qualche modo è in sintonia con quelli che saranno i comportamenti anche dal punto di vista della sicurezza, quindi del terzo tema che citavo prima, che verranno richiesti dai turisti. Quindi un certo tipo di turismo significa scoprire le località meno affollate. Noi abbiamo un progetto Bandiere Arancioni, per esempio, che porta gli italiani e gli stranieri dentro alla realtà più belle del nostro paese, quelle meno conosciute ma anche quelle più tranquille, e quindi meno soggette in qualche modo all'affollamento, che sarà uno dei grandi temi che riguarderanno l'industria dei trasporti e della ricettività. Quindi ecco, questo potrebbe essere veramente un momento per dare senso e pratica a quello che in qualche modo chiamiamo turismo sostenibile e che ha sempre più domanda e anche condizioni di mercato in questo momento favorevoli. Quindi allora, l'Italia potrebbe cogliere questa opportunità. Allora, questo è l'auspicio. Massimiliano Vavassori, direttore del Centro Studi del Touring Club Italia, grazie, e vedremo questo turismo domestico come si svilupperà. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, buona giornata.